Il GAL Gran Sasso Laga esprime grande preoccupazione sulla decisione presa dal governo di aumentare dal 21 al 26% la cedolare secca sugli affitti brevi, una posizione che di fatto va in contrasto con il lavoro che il GAL sta portando avanti per la promozione del territorio tramite il turismo sostenibile, volto al rilancio delle aree interne che vivono da tempo una grave emorragia legata allo spopolamento. Noi non possiamo trattare allo stesso modo gli affitti brevi delle città d'arte, delle città ad alta vocazione turistica, con i piccoli borghi delle aree interne, dove questo meccanismo degli affitti brevi è l'ultima speranza per pensare di continuare a far vivere questi borghi, soprattutto anche in considerazione che questi borghi sono stati costruiti all'epoca, nei secoli passati, con i soldi della transumanza, ma con i sudori della transumanza, e oggi gli eredi di quel patrimonio lo continuano a conservare spendendo i loro soldi e continuando anche a pagare un importante patrimoniale che è l'IMU su questa abitazione e anche le utenze per i vari servizi. Per questo motivo il presidente Matone lancia l'appello alla politica locale e nazionale affinché si intervenga sulla misura per questi territori. È un problema di natura generale e mi voglio rivolgere direttamente al presidente della regione, ai parlamentari abruzzesi, tenendo conto che la regione Abruzzo è una di quelle regioni del sud che ha un importante patrimonio di piccoli borghi da poter utilizzare, affinché si ragioni al contrario, che questa cedolare secca per i piccoli borghi delle aree interne deve essere ridotta, mi permetto di dire, se non addirittura eliminata.